Benvenuti e benvenute alla prima puntata di Il Salotto, il primo video podcast di Poliradio che potete vedere su YouTube e poi dopo immaginiamo anche dove capita. Esatto. Dove capita. Più o meno da tutte le parti. Io sono Johnny, con me c'è Stevie. Un saluto a tutti e a tutte. Spieghiamo com'è che funziona questo format. Come funziona? Allora, in teoria non lo sappiamo neanche noi. Cioè, esatto. Nel senso, perché noi siamo totalmente all'oscuro di quello che accadrà durante la puntata, perché non siamo a conoscenza di quanti e quali ospiti possono venire. Esatto. Quindi potrebbero capitare ospiti che conosciamo, ospiti di cui proprio non sappiamo la minima. Noi siamo qua nello studio, no? Sì, seduti. Anche sul perché divano. Ci vedete. Ci vedete e che ci stiamo facendo i cazzi nostri, parliamo un po' di quello che succede nel mondo, chiacchieriamo e poi a un certo punto arriveranno uno o più ospiti che saranno qui con noi, ma noi non sappiamo né chi sono né cosa fanno nella vita, forse o forse sì, e soprattutto quando sono venuti qui, cosa li ha spinti a venire qui. Esatto e quindi succederanno delle cose abbastanza a caso. Potrebbero succedere anche cose spiacevoli, ne prendiamo atto, ci scusiamo in anticipo, mettiamo le mani avanti. Però questo è il format, onde evitare quella perdita di naturalezza che noi tanto cerchiamo. Esatto, giusto? Perché molto spesso quando uno ha degli ospiti e fa delle interviste agli ospiti, sa già chi sono, si prepara le domande e tutto risulta in maniera molto costruita e molto poco naturale. E invece noi, come facciamo anche molto spesso all'università, non ci prepariamo un cazzo e vediamo un po' come vanno le cose. Allora, prima di cominciare, però, io e Stevie non siamo gli unici a far parte di questo cast incredibile, perché siamo tantissimi a fare questo meraviglioso programma. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito e che contribuiranno a fare questa e le prossime puntate. Quindi, innanzitutto, Poliradio per lo spazio fisico in cui ci troviamo. Esatto. Il Pole, l'associazione che sta sotto di noi, per averci prestato questo divano. E anche il cuscino. E anche il cuscino. Con un personaggio sorpresa che forse scoprirete durante la puntata. Esatto, poi volevo ringraziare la regia video Rami, la regia audio Giulio Ruster Martena e Alessandro Zito, la nostra redazione Giada e Arianna, Manu che ci gestisce i social, Luciano che ci fa il montaggio dei video, Ivo che è un ottimo amico che verrà fisso con noi, e Giulia Valentini e Giulio Ciocca. Ma prima un'altra cosa. Tutte le puntate inizieranno con un monologo, siccome poi dopo le puntate non andranno in onda tutti i giorni, ma andranno scaglionate nel tempo. Ogni puntata ha una dedica, perché ogni puntata è a suo modo speciale. O almeno così vogliamo farvi credere. Esatto. Quindi la puntata di oggi è dedicata alle persone che faranno questo programma. Noi. Anche gli altri. Esatto. È dedicata agli eterni fuori corso del Politecnico che credono di poterla svoltare con la radio. Noi. Ai diplomati delle scuole d'arte che credono di poterla svoltare con il management. A quelli che sono nati dopo il 1975 che credono di poterla svoltare. In generale. In qualche modo. È dedicata a chiunque faccia le cose con passione senza pretendere un ritorno. A chiunque riesca ad avere un ritorno seguendo solo la passione. E a chiunque ci abbia provato e poi dopo anni. Forse è meglio se torna a fare le cose per passione. È dedicata a quelli che al cambiamento climatico non ci credono, a quelli che è tutto come prima, e quelli che a Milano deve piovere tra un mese, ma piove tra un'ora. No, tra un'ora e venti. Cioè, piove tra 20 minuti. Tra mezz'ora viene giù il diluvio. Poi non piove. Poi tra 40 minuti, cioè, tra 40 minuti il delirio, piove. Sei diventato il colonnello Gigliacci. Tra 50 minuti proprio, cioè, gumuli che si insomma, cioè proprio viene giù e poi non piove, e fra no, cioè poi fra 60 minuti, fra cioè proprio adesso e poi non piove mai a Milano. Ed è vero. La puntata di oggi è dedicata a tutte quelle persone che non arrivano mai in orario, un po' come la pioggia a Milano. Esatto. E poi cioè, effettivamente questo fatto della pioggia a Milano, non, almeno per quanto mi riguarda, è diventato il principale argomento delle discussioni con mia madre, perché mia madre la chiamo quasi giornalmente. Tua madre che sta in Abruzzo. Non facendo, sì, esatto, e non facendo una vita entusiasmante in questo periodo, per cercare di allungare il discorso e onde evitare, si finisce sempre a dire le previsioni davano la pioggia, e poi no, invece è soltanto nuvoloso, come da voi invece. Quindi è diventato solitamente quando incontri gli sconosciuti, il tema principale è il maltempo, sì, condizioni atmosferiche, adesso invece con i cari, questa è l'evoluzione della società.
Esatto, sì. Ciao, sono 2 anni che non ci vediamo, come stai? No. C'è un caldo. Ci siamo visti l'ultima volta quando ha piovuto a Milano. Sì, sì. Ma quindi tu qua in questo, sì, questo cuscino, sì, lo dicevi prima. Esatto, che è un po' una cosa che non ci siamo preparati, lo possiamo dire, perché sì, è stato trovato sul divano. E la prima cosa che ho detto è stato prendiamolo, portiamolo, esatto, su. Il c'è Paul, anche un altro personaggio discutibile. Il Paul, che è l'associazione che è sotto di noi, al piano terra, ha questo divano che ci presta e noi lo prendiamo in prestito, ovviamente, sì, chiedendo. È diventato un po' la nostra Ikea, il Paul. Esatto. E aveva questo cuscino su cui è raffigurato un personaggio molto importante del cinema internazionale. Sì, sì, di Hollywood. Esatto. Che voi potete, che noi gratteremo, cioè, accarezzeremo, che noi accarezzeremo e man mano salterà fuori. Double face, come si dice? Non lo so. Double face. Ecco, vi sta mostrando sì, la modalità. Come quei programmi in cui c'è Magalli che conduce e dalla regia fuori mi fanno segno che sta per arrivare un ospite. Allora iniziamo a cambiare postazione, lasciamo libero, sì, il divano. Esatto, esatto. Ah, ok. Non si fa neanche una presentazione qua? Ciao! Ciao! Benvenuto! Sì, allora, sì, sì, anche... Sì, sì, sì. Anche la cuffia, caso? Anche la cuffia. Sì, sì, siamo attrezzati. Perfetto. Ciao! Ciao! Come ti chiami e perché sei qua oggi? Perché hai deciso di essere qua? Mi chiamo Matteo e sono qua perché mi avete invitato. Ok, è vero. Cioè, non noi personalmente, non so se non so se ti hanno spiegato il format. Sì, mi hanno spiegato, okay, tutto. Ok. Comunque, no, vabbè, però non vi posso dire come mi chiamo davvero, no? Cioè, tipo, ve lo devo dire dopo, giusto? No? Ah, ok. Se vuoi, okay, sì, sì, sì. Se no capite cosa faccio e mi hanno detto che non è una cosa auspicabile. Ok, lo andremo a scoprire. Andremo, okay, a scoprire. Ok, perché tu fai un lavoro particolare. Ma non è proprio un lavoro, cioè, okay, non... Quindi lavori nell'arte comunque. Sì, per mia mamma non è un lavoro, diciamo, quindi... Ok. Ok, quindi noi dobbiamo indovinare che lavoro fai. Quindi abbiamo già restretto il campo. Vabbè, sei stato molto perspicace, mi accomuna questa cosa, diciamo, esatto, un pochettino, esatto. Allora, questo che fai è il lavoro che volevi fare quando eri piccolo? Ma sì, sì. Nel senso che ho iniziato a farlo da piccolo, ma non è mai stato un lavoro. Io faccio tanti altri lavori, ma nessuno di questi, cioè, per prendere dei soldi, diciamo. Però il lavoro di riferimento, sì, lo volevo fare da piccolo. Ok. Cioè, alla fine, se il campo è l'arte, è abbastanza distretto. Cioè, potrebbe essere arti figurative. Sono sette arti, esatto. Sono sette. Che tu sicuramente, okay, saprai. Allora, a differenza mia. Dunque, tolgo la scultura perché è statisticamente un po' improbabile. Vabbè, c'è lo scultore famoso italiano, comunque. Come si chiama? Giacomo, non sì, mi ricordo. Quello, esatto, sì, esatto. Non è Giacomo. Però no, non faccio lo scultore. Okay. Non ti occupi di cinema? No. Ok. Quella è la settima. Quella, okay, è la settima. E sono due. Ne mancano cinque. Ma manca l'arte figurativa, la pittura, dipingi? No, no, non so neanche stare nei bordi col pastello, quindi no. Ok. Io direi. Allora, sono indeciso tra due, ma dico la musica. Sì, sì. Ok. Oh, perfetto. Esatto. Cosa suoni? O ma, canti? Io ho un progetto, si chiama Forse Danzica, e faccio, insomma, canto, suono, faccio tutto quello che c'è da fare. E faccio le canzoni. Ok. E quindi sei un cantautore o è una band? Ma siamo, in realtà siamo in due a lavorare ai pezzi. Sì, poi di fatto sono un cantautore. Sì, è la cosa più vicina a definire quello che faccio. Sì. Dato che questa è una domanda da fare di diritto, ce la buttiamo così subito, così andiamo avanti. Il perché del nome? Te l'avevano fatto 1000 volte e anche questa cosa l'avevano detta 1000 volte, ovvero che è stata fatta la domanda spesso, però. Però è proprio, cioè, è da contratto. Almeno. Non esci da questo circolo. Non usci, esatto, per il momento. No, il nome è perché ero in vacanza a Danzica. Perché io, allora, la premessa è: io sono di Bergamo, abito molto vicino all'aeroporto di Orio al Serio,
che è appunto l'aeroporto di Bergamo, e quindi capita spesso di andare a vedere i voli e prendere quello che costa di meno e andare in vacanza. Quindi sono finito in vacanza a Danzica con dei miei amici, e in uno degli Airbnb in cui eravamo c'era appunto un pianoforte, e con me c'era Marco, che è l'altro ragazzo che fa forse Danzica con me, e gli avevo fatto sentire delle canzoni in maniera cose che, perché noi ci conoscevamo già ovviamente perché eravamo in vacanza insieme, però non gli avevo mai fatto sentire roba mia fatta in quei tempi in italiano eccetera, e quindi dopo un po', vabbè, gli ho fatto sentire le canzoni, gli ho detto guarda, se vuoi le facciamo insieme. E dopo un po' eravamo in studio, dopo qualche mese, anzi era quando c'era il Covid, noi siamo vicini di casa, quindi facevo la certificazione per andare a fare la spesa, andavo in studio da lui, e un giorno gli ho chiesto ma tu ti ricordi quando abbiamo iniziato a fare sta roba? E lui mi ha detto ah, guarda, non lo so, forse a Danzica. Fine. Quindi questo è il nome. Ok. Posso dire che è una grande storia? Solitamente, di solito, magari siamo sì, un po' delusi da questa domanda. Sì, la risposta invece sono contento di averla fatta. È vero, è uno senza sbiulinate, però è una delle storie più belle legate al nome che abbia sentito. Ci siamo impegnati anche a raccontarla bene, a romanzarla un pochino. Potrebbe non essere tutto vero. Ah, ok. Quindi però c'è un fondo di verità e un fondo di bugia, come in tutta la vita. Come in tutta la vita. Okay. Ora siamo già sulla filosofia. Già siamo qua dentro. L'ho detto, questa è la domanda per poi uscire dagli schemi. Era tutto preparato. Adesso iniziamo a parlare di filosofia e di almeno da quant'è che suonate? Io e lui. Cioè, da quant'è che siete? Dal Covid. I primi pezzi li abbiamo fatti un po' così illegalmente, un po' con alcune applicazioni, insomma, a distanza. Però io e lui ci conosciamo da tanti anni, perché lui ha uno studio di registrazione vicino a casa mia di Bergamo, che io sono cresciuto a Bergamo. E niente, quindi tutte le mie band del liceo registravano lì. Quindi noi ci conoscevamo per quello, però questo progetto specifico va avanti da poco più di 2 anni. Quindi sì, 2 anni. E comunque hai una linea chiara, oppure non ti piace etichettarti e magari cerchi di sperimentare il più possibile? Sì, cioè l'unica cosa interessante di fare musica è cercare di... Se no, tanto soldi non ne vedi, le canzoni comunque le fai lo stesso, almeno a quel punto ti diverti un pochino. E cerchi di fare delle cose non sperimentali in assoluto, quantomeno sperimentali per te, che cose che non hai mai fatto prima, cercare di cambiare eccetera. Penso che sia un po' la cosa che facciano tutti quelli che fanno musica e arte in generale. Tu fai un certo tipo di arte, che è quella della recitazione. Non so se fa parte delle sette sorelle, vogliamo chiamarle così, sorelle. Tipo sette metafora calcistica, sette arti. Io non le so tutte e sette, cioè neanche io. Sapevo solo la settima. Io non so se le so tutte e sette. Beh, sicuramente. Pittura, scultura, arte. Pittura, scultura, poesia, danza e teatro, credo. Numa Pompilio. Tu lo stiglio. E cinema. E me ne manca una. Architettura. Scusate. Veramente? È vero. Sì, tu sì, fai sì, l'architetto. Sì. No. Lui fa, allora non faceva parte delle sette, mi sono sbagliato io, ho fatto una gaffa, non faceva parte delle sette arti, pensavo di citazione, no però. Sì. Secondo ok, me sì. Secondo te sì. Qualcuno vabbè, mi può confermare dalla regia se è così? Ok, dice io lo dico. Panico. Sta chiedendo alla persona sbagliatissima. Giulio Martena dall'altro lato della regia. Ciao amici. Ok, quindi tu che strumento suoni o che strumenti? Strumenti, allora, quello che suono da più tempo è la chitarra, e poi vabbè suono il piano, il basso e i sintetizzatori, un po' tutto quello che c'è da fare. E quando avete già fatto dei live? Sì, okay. No, live canto e basta, cioè quando siamo in 5 con tutta la band canto e basta, quando siamo in 2 o quando sono da solo suono chitarra e piano principalmente. Okay. Ok, quindi fate sia dei live in 2 che poi dopo dei live un po' sì, più. Sì, 1, 2, 3, 5. Sì, cioè abbiamo vari set in base a quello che ci chiedono, e perché tanti locali poi non prendono a suonare in 5, quindi dobbiamo adattarci, insomma, ci sono tutte le versioni in acustico, solite cose, per
guadagnare qualcosa e andare... un po' come i rapper, no? Che hanno le formazioni quelle da sole con le basi e poi dopo... Esatto, adesso sì, c'è molto questa cosa dei rapper che hanno la band, è molto carino e... Sì, però sì, bisogna essere molto versatili perché comunque sì, si devono rispettare le esigenze dei locali. Tu che fai invece? Io vado avanti nella mia social. Studio e da un po', sì, un po' fuori corso, però niente, mi interesso, non ho diciamo una passione definita in generale, cerco più che altro quello che mi fa stare bene magari, quello che mi piace, che al momento cattura il mio interesse, cerco di approfondirlo. E sei campano? No, però un sacco di persone mi dicono che sono campano, cioè sono abruzzese. Abruzzese. Però effettivamente cioè, non sei il primo e non sarai l'ultimo. È la R, che vabbè, è molto campana. Ma quella è moscia, quella... Sì, però io la mia reference campana è un mio amico che si chiama Carmine, okay, che mi porta le mozzarelle da Napoli, è la tua stessa R, quindi... Però non porto le mozzarelle, lo so. Quindi già parto con un... È la stessa del prete di Boris... Corrado Guzzanti. Quando fa il prete, se non sbaglio. Fa il prete. Sì, fa il santone. Sì. Tipo il. Sì, che parla proprio così. Hai visto Boris? Io non non l'ho mai visto. Poi tutti ne parlano benissimo, ma mi ricordo che è una serie che è uscita tantissimi anni fa. Sì. Ma tanti. Nel 2006. E uscì quasi nel silenzio totale, cioè nell'indifferenza, molto probabilmente perché è uscita su Sky la prima volta. Sulla Fox, mi sa. Sulla Fox? Può essere, io non io sono uno di quelli che l'ha vista da quando è stata su Netflix. Ok, poi è diventata virale con tutte queste battute riutilizzate, merchandising. Sì, tormentoni. Infatti a breve faranno la quarta stagione. Quarta? Sì. Sono solo tre? Sono tre più il film. Sono molti di più secondo me, tipo cinque, no? Tipo Twin Peaks è diventato Twin Peaks italiano. Non so. No, sono l'esperto di... Ma è acceso? Sì, ti sentiamo. Non mi sentivo, scusate. Sono tre... Ciao Ivo. Sono tre più il film. Ok. E adesso esce la quarta su Disney Plus. Disney Plus. No, stavo pensando a Disney Channel. Mi sembrava dicevo come è possibile. È chiuso. Bello, come è stata la mia infanzia Disney Channel. Anche la mia. Io mi ricordo perfettamente tutta la programmazione in ordine delle vacanze di Natale 2009. Sì, perché cambiava la programmazione per le vacanze. E durante il Natale. Ah, ok. La cosa è che quell'anno lì avevo fatto un intervento per i piedi piatti. Quindi ero ingessato su tutte quindi due le gambe. Praticamente era la tua salvezza. Quindi io stavo tutto il giorno. Sono stato due settimane senza potermi lavare, uscire dal letto, eccetera. Cioè, mi lavava mia mamma, ero un bambino. Ok. Quindi. E stavo a guardare Disney Channel e mi ricordo, cioè io ho in mente, non so, come quando conosci i dischi così bene che quando finisci un pezzo tu già in mente c'hai l'inizio di quello successo dopo. Ecco, io ho in mente proprio le pubblicità, la sigla, cioè tutto un po' di tutto l'ordine di quel periodo lì, tipo mi ricordo la transizione tra quelli dell'intervallo e Life Bites, che era un... quelli dell'intervallo, wow. Era tanta roba, ragazzi. Wow. Era veramente tanta roba. Era Scam prima di Scam. Esatto. Ed era stato il motivo per cui io entravo in classe e dicevo: ragazzi, vi prego, diamoci i soprannomi. Facciamo in modo di stereotiparci come quelli dell'intervallo, perché voglio vivere in quel mondo. È vero. Perché è vero. Poi c'era anche quelli dell'intervallo caffè. Sì, era subito dopo. Sì, non sempre, era lo spin-off, se vogliamo. Esatto. E loro erano al bar e mi ricordo che in una di queste puntate di quelli dell'intervallo caffè c'era stato un bacio tra Tinelli e Valentina, però non quelli loro che loro facevano così, no, c'era proprio un limone vero, se non ricordo male. No. E uno dei miei più grandi risultati nella vita è avere tra gli amici di Facebook l'attrice che fa Valentina. Che fa Valentina? Sì, Giulia Boverio. Okay. Così. Tra l'altro di quelli che l'intervallo c'è uno spin-off Fiorettinelli, è vero, sì che è... Tinelli ha fatto una carriera da quelli dell'intervallo. Allora Tinelli che saluto perché ce l'ho messo. No, ci seguiamo su Instagram. Veramente? Ogni tanto ci scriviamo. Che vi dite? Sì, scusa, non per farmi i fatti tuoi, però. Matteo Leoni. Ok, ma che vi dite? Cioè? Una volta tipo gli ho scritto, allora, nel 2020, no? Con quel famoso periodo in cui siamo stati in casa per un po' di tempo. E io ho iniziato non è Voldemort, lo puoi dire, il Covid, cioè se fa un giro di parole. Sono stato in casa, ho riguardato su YouTube un canale che tipo il mese prima che iniziasse la pandemia aveva deciso di caricare tutte le puntate delle prime, se non sbaglio erano tre stagioni, delle prime due di quelli dell'intervallo, però registrate col telefono ai tempi. Quindi c'era una persona che tipo 15 anni fa si è messa davanti alla televisione così
per delle botte di 20 minuti e registrava tutti gli episodi. Io li ho guardati tutti. E cosa, qual è la morale alla fine? Ci sarà una morale? Sì, alla fine si possono fare spoiler di quelli dell'intervallo. Ma penso, c'è una trama. Ormai finito, cioè. Esiste una trama in quelli dell'intervallo? Esiste una trama, cioè che c'è Tinelli, che è quello sfigatino che va male a scuola, poi dove ci sono, che è il protagonista, che è innamorato di Valentina, che è invece la ragazza super popolare, un po' narcisista, arrogante, e poi dove ci sono tutti i vari personaggi di contorno. Cos'è successo? Che loro hanno tipo delle storie travagliate, perché lui si innamora di lei, ma poi dopo lei non lo vuole perché lui non è abbastanza popolare, no? Così, fino a quando nell'ultima stagione, l'ultima sera, adesso non mi ricordo cosa succede perché poi dopo l'ultima non c'era su YouTube, quindi ho dovuto cercarla su Wikipedia. Però succede qualcosa per cui lei a un certo punto scopre che alla fine lui è uno che, cioè, che ci sta dentro, e si baciano l'ultima sera quando si diploma, cioè quando si prendono la terza media. Commovente. Sì, no, avrebbe potuto fare il finale tipo che Tinelli si sveglia dal coma ed è tutto un sogno. No! In realtà non è mai andato a scuola. No, okay. Cioè, con tutto da 35 un saluto anni. A Matteo Scusa, Leone. Ma questo bacio che è, sì, avviene comunque alla finestra o c'è un cambio di... No, no, credo avvenga alla finestra. Tutto alla finestra. Ma fateci caso. Ragazzi, no? c'erano altre scene, secondo me. Io mi ricordo le scene in classe dove la professoressa non si vedeva mai. Anche un po' come i piedi dei genitori di Mucca e Polvo. E anche in presidenza. Anche in presidenza, vero. Forse, non me lo ricordo. I grandi erano tutti di spalle, cioè non li vedevi mai in faccia, vero, come vero, se fosse vero. Un purgatorio. Non avevo mai riflettuto su questa cosa. Comando nuovi erano piano, praticamente. Esatto. Ma fateci caso, comunque questa cosa in Italia, di avere la scenografia fissa su una cosa che... tipo noi, esatto. Funziona un sacco, come Camera Caffè. Sì, che era un format italiano, però. Veramente? È francese. Quelli dell'intervallo è italiano. Sì, Camera Caffè invece è un format francese, e si chiama così perché c'è una paronomasia che è Camera Caché, che vuol dire camera... Sto parlando arabo. È un gioco di parole, okay. Con Camera Caché, che vuol dire videocamera nascosta. Ma pensa tu, questo ragazzo ha studiato per oggi, sì, bravo, sì, mi è piaciuto. Abbiamo trovato il settore. Sì, cioè sì. Sei tu tipo, sei Marco Montemagno che mentre sei un esperto però. Di internet. Sì. Quindi è la tua serie preferita, quelli dell'intervallo? No, allora, non so se la cosa, ma di Disney Channel dici? Sì, in generale. No, la mia preferita era Disney Maghi di Waverly. Bello anche quello, con Selena Gomez. Ha lanciato la carriera, sì, di Selena e Gomez. E quella con Hilary Duff, Lizzie McGuire. Ok. Era molto bella anche quella. Poi sì, cioè, in realtà a me piacevano quasi tutte, perché poi mi ricordo che quell'anno lì, durante le vacanze di Natale, avevano fatto vedere tutte le versioni tipo Argentina, Messico, Brasile, eccetera, di High School Musical. Ok. Quindi io avevo che visto senso? Cioè... hanno fatto in tutti questi, in un sacco di paesi, soprattutto latini, hanno fatto dei remake di High School Musical in cui la trama è identica, i personaggi sono identici, solo che sono, insomma, adattati al mood dei vari paesi in cui... In Italia non l'hanno mai fatto. High School Musical Italia? Solo la cover di... Chi è quel di Luca di Rizio, grandissimo. Chi ha quel tipo appeso al soffitto? Luca di Rizio? No, non credo, però effettivamente questa è una cosa che... Cioè, sono di questo ragazzo, tu devi sapere che in questa radio nascoste varie foto. Sì. Però non, neanche noi fossimo riusciti a trovarle tutte. Ah, ok. Quindi se ti guardi intorno e lo vedi appeso da qualche parte, è normale. Potrebbe essere una cosa molto divertente o molto inquietante. Molto inquietante, sì. Direi, sì. Sì, però sì, in sì. generale la cosa più bella che abbia mai visto è che io cerco sempre qualcuno che la conosca come me. Ok. Sono i film, i cartoni animati che venivano allegati alle merendine Kinder e Ferrero. Okay. I videogiochi? No, ah, i cartoni animati, okay. Tipo i Magotti e la pentola magica, i Magotti che non sono gli abitanti di Lodi. Che questo, scusa, questo mi manca la Lodi. A Piacenza gli abitanti di Lodi e province si chiamano i Magotti. Prendono ispirazione dal film? Non lo so, a me è sempre fatto molto ridere questa cosa. Però ragazzi, i Magotti era secondo me un capolavoro. Perché tra l'altro era stato scritto da... io ho scoperto da grande guardandoli, okay. Sono tutti su YouTube anche quelli. I Magotti, la sceneggiatura è di Bianca Pizzorno. Quindi l'autrice di
Non lo so, non skippiamo. No, ma è una reference letteraria molto alta. L'autrice di Aspettando Godot. No. Delitto e castigo. No. La sorella di quello di Casebian. Non credo. Sì? C'è una se lo dice Ivo mi fido. Non lo so. Sergio Pizzorno con due Z, Bianca Pizzorno con la T. TZ. Quindi purtroppo, però è bellissimo, c'è un grande messaggio, non è vero, cioè praticamente, ma poi c'è anche del se si vuole vedere del razzismo, c'è anche del razzismo sotto, vabbè. Però era quello il periodo, era latente in ogni cosa per bambini, diciamo. Però molto bello, e mi ricordo che in quel film tutti questi magotti che erano, non so se avete presente. Io ho presente, queste immagini, questo mago calderone gigantesco. Esatto, c'era il mago e poi c'erano, che rovesciava una pozione sulla vallata, e da questa pozione, che lui aveva fatto una pozione perché voleva generare un nuovo aiutante, perché lui si faceva aiutare da un gallo che però era un po' stupido, giustamente, cioè non poteva dare più di tanto aiuto questo e gallo. Quindi lui voleva crearsi un assistente e chiamarlo Arcipossum, solo che il gallo invidioso gli rovescia la pozione sulla vallata, e praticamente da questa pozione nascono una serie di pipottini, cioè di magotti, appunto. E questi magotti da piccoli si chiamano pipottini? No, non credo. No, sono dei... Cioè, ok, Bianca Pizzone, dei, tutto, dei, però. Delle creature, non so, degli omini. Ma pipottini è una parola che si usa bene. Sì. Mi ricordo che uno di questi magotti, perché sono tutti ovviamente super stereotipati, hanno le loro caratteristiche, e ce n'è uno che la sua caratteristica è iperattivo, cioè tipo uno che è mega, cioè che fa le capriole, fa i salti, e si chiamava Bamba. È tipo settenanico, che lo rappresenta. E quindi niente, insomma, perché è quello para bailar la Bamba. Sì, lui, una roba così. Però tutti questi pipottini sono invasati di questa torta ai mirtilli, e io per tipo un sacco di anni chiedevo a mia mamma di farmi la torta ai mirtilli. Sì, per questo motivo qua. E quindi secondo me era comunque un sacco di film molto carini, e io li guardo ogni tanto, ogni volta che conosco qualcuno. Mi è capitato di invitare persone, anche ragazze, a casa mia, e proporre come serata di guardare La compilation, sì, maratona Kinder Ferrero. Vuoi salire a casa mia a vedere una maratona dei magotti? Sì, e se provavano a baciarmi mi arrabbiavo, perché non era... Cioè, questa è la scena bella, stai un attimo qua. Volevo farvi una domanda, raga. Vai. A proposito di quello che ha detto lui della torta di mirtilli, perché l'ha vista nei magotti, se voi avete mai avuto qualche cibo visto nei film, qualcosa che vi ha segnato, nel senso, sia in bene che in male. Ad esempio, io non riesco a mangiare la torta Sacher o tutte le cose molto cioccolatose. Avete presente Matilde Sei Mitica? Sì, c'era qualcosa. C'è quella scena dove c'è il... Non mi ricordo se è il bullo della scuola o lo sfigato della scuola. Fanno mangiare a questo bambino sovrappeso. Lo obbligano a mangiarsi questa torta super cioccolatosa finché praticamente, non so, sviene, non mi ricordo come finisce. Io non riesco a mangiare cose tutte cioccolatose per quello. Io ti dico subito invece, lo sai cosa? Gli spinaci, per braccio di ferro, ma ti spiego perché. Ma in positivo o in negativo? Ma tutte e due, se vogliamo. Cioè, nel senso, c'era questo mio amico che... ero piccolissimo, cioè quando andavo al mare, c'era questo mio amico che effettivamente era abbastanza muscoloso per essere un bambino, e diceva che lui mangiava sempre la frittata con gli spinaci, come braccio di ferro. E c'è stato un periodo, forse l'unico della mia vita da piccolo, in cui diceva a mia mamma: falla anche tu sta frittata di spinaci, ti prego. Voglio diventare enorme. Sì, esatto. La vedevo come, che ne so, la creatina da bambino per me era. E quindi non so se in positivo o in negativo in realtà. Però mi ricordo questa cosa. Infatti, appena detto questa torta di mirtillo, ci ho pensato subito agli spinaci. Sì, un'altra grande, cioè un'altra cosa di questo tipo. Io compravo i miei biscotti preferiti, sono sempre stati le macine, perché assomigliavano a quelli della Pimpa, che lei aveva questi biscotti è vero, dei tondini col buco. Ed erano i più simili, erano le macine, quindi io prendevo le macine. Tra l'altro sono crastissime le macine, quindi sono pesantissime. Io andavo a scuola, io vomitavo costantemente a scuola, perché facevo colazione con latte, con le macine, e a metà mattina mi si piantavano sullo stomaco. Io vomitavo una volta al mese almeno. Okay. Sì, per questo motivo. Johnny, tu?
Allora, io da piccolo, allora non era un cartone animato, ma c'era nei cereali Kellogg's, c'erano quei videogiochi, quelli della Infogrames, non so se ti ricordi. E ce n'era uno che si chiamava Pigiamino Sam e l'eroe della merenda, uno dei miei videogiochi preferiti di quando ero piccolo. E questo Pigiamino Sam stava insieme a, tipo al, non so, al tenente cioccolato, non so, tutti insieme a delle caramelle, e i nemici erano i broccoli. E per questo il motivo per cui io a 25 anni non mangio la verdura. Ah, proprio, cioè, proprio generalizzato. Cioè, esatto, hai fatto di tutta l'erba, possiamo dire, tutta l'erba un fascio, fatto. Tutta l'erba. Sì, cioè erano come erano dipinti come dei nazisti sti broccoli. Sì, cioè, sì, no, ma andavano in giro come dei militari. Gli unici di sinistra erano i fagioli borlotti. Beh, sono molto di sinistra i fagioli borlotti. Perché? Non lo so, hanno la faccia da compagno. Come tutti i legumi, secondo me. I legumi sono di sinistra. Tu dici che i legumi sono di sinistra. Sono dei compagni i legumi. Sì. Non tutti militanti, alcuni, cioè tipo i lupini, alcuni simpatizzano, si interessano, ma sì, così, sì, giusto per far vedere che sono impegnati. I lupini sono dei legumi. Il manifesto ogni tanto. Non lo so, i lupini mi sanno di quelli che vanno al centro sociale, però giusto per bere. Non effettivamente interessati. Neanche al centro sociale, più tipo all'Arci, cioè queste cose qua. E le lenticchie? No, le lentiglie, ragazzi, sono Stalin, Lenin, Lenin. Sono gli ultras tipo del Norimberga, dell'Eintracht Francoforte. Sono quelle che se le mangi a Capodanno portano i soldi, no? È l'unica occasione in cui le mangi. No, le lenticchie sono strabuone invece. Sono molto buone. A me, ti dico, da bambino, cioè, non mi piacciono per niente, adesso le apprezzo di più. Perché ti piacciono i soldi? No. Perché sì, può essere, non lo so. Però comunque, dato che stiamo parlando prima di scuola, com'è stata la tua esperienza scolastica? A parte i disturbi per il vomito che accadeva ogni volta in quel mese, ma in generale... Che percorso di studio hai intrapreso? Quanto ha influito poi sui tuoi interessi e si è aiutato magari a sviluppare una certa propensione per la allora, musica? Allora, io sarò oggettivo. Sì, 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 sì. Allora, io ho fatto la scuola materna, la scuola elementare e le scuole medie tutte nello stesso posto, con la stessa maestra di musica, che in realtà lei è quella che praticamente... io ero il solista del coro e questo mi gasava un sacco, e ero il... quando c'era da assegnare i flauti, tutta la classe aveva il flauto dolce, quello normale, flauto soprano. Tre o quattro eletti avevano il flauto contralto, che era quello grosso e nero. Che si sente in più, sono ignorante. Com'è? Cioè c'è qualche particolare? Sì, è contralto, quindi ha un registro più grave. Okay. Quindi, quindi spicca di più magari rispetto agli altri? No, spicca di meno, l'espra più difficile da suonare. Ok, ok. E fa le seconde voci, diciamo. Cioè fa le seconde voci, diciamo, per farla semplice, all'ottava sotto rispetto a... E ha le posizioni invertite, cioè tipo la diteggiatura del flauto. Vabbè, insomma, un flauto diverso. E soprattutto ce n'erano solo quattro a scuola, quindi li davano. Eletti, e io. Eravate la P2. E a me. In base a no, nel senso, erano quelli che decidevano le sorti. Esatto, sì, sì. E, poi ho fatto le medie senza particolari problemi. Ho fatto il liceo linguistico. A Bergamo, okay. Al liceo Falcone, così per fare pubblicità. No, scherzavo. Cioè, salutiamolo se ci sta seguendo. No, ragazzi, la roba è che è l'unico liceo Falcone e basta, perché è stato fondato quando Falcone era stato ucciso, ma Borsellino non ancora. Perché tutti gli altri Falcone e Borsellino, giustamente, per non fare un totto a uno, diciamo, mettiamo insieme. Quindi, vabbè, e poi ho fatto la triennale di lettere moderne, cioè no, lettere in statale. E la magistrale di lettere, sempre in statale, che non ho ancora finito perché non c'ho più voglia, mi mancano 6 esami. Ti capisco, però adesso sono in pausa, non ho neanche voglia di congelare gli studi, cioè l'università che ogni tanto mi manda delle mail e io sto capendo cosa fare, però in realtà il mio percorso di studi mi ha allontanato dalla musica, soprattutto quando sono andato all'università, perché... non so, mi sono fatto un po' coinvolgere dal mood serioso di lettere, per cui
tutto il lato. Io ero al liceo, ero molto punk, cioè avevo tutte le cose crestine bionde, queste cose qua, facevo un sacco di cose un po' al limite. Sempre stato bravo a scuola, io ero uno di quelli che tipo, poi la scuola che ho fatto io non era particolarmente complicata al liceo, cioè era un liceo, però ho beccato una serie di circostanze per cui avevo una classe un po' materasso, quindi io poi ero una... Scusami, cosa vuol dire classe materasso? Era una classe un po' sfigatina in cui avevo tutti i precari, tutti i docenti non di ruolo, cambiavano ogni anno, un sacco di casi umani. Ho avuto una storia con una professoressa di filosofia che è poi ve la racconto se vi interessa. Se vuoi, fuori dalle telecamere. Fuori, ah. Sì, sì, no, posso anche io, è un po' lunga per quello. Ma non ho capito se è storia romantica o... No, no, allora è stata una storia, cioè posso raccontarla in maniera divertente, in maniera inquietante. Cosa avete di scivo? Inquietante. Lo sapevo. Cioè, ci siamo già divertiti troppo. Allora, io avevo una professoressa di filosofia che praticamente lei aveva dei disturbi che poi non vi spoilerò, aveva dei disturbi e quindi prendeva un sacco di psicofarmaci, arrivava in classe e una volta su due si addormentava durante le lezioni, quindi per far passare il tempo e ci assegnava dei dibattiti da fare che nessuno voleva fare, no? Ci diceva tipo fate un dibattito su Freud, su Kant, cioè su quello che era. E quindi ci eravamo messi d'accordo io e una mia amica di inscenare ogni volta, di farlo proprio gioco di ruolo. Quindi c'è stato un giorno che c'era il dibattito su Marx e allora ci siamo detti: allora io faccio proprio compagno, tu fai liberale, keynesiana, un po' così. E niente, io a un certo punto in questo dibattito qui, fintissimo, c'era tutto preparato, però il culmine è stato io che mi alzo in piedi e dico: allora questa rivoluzione va fatta, la lotta armata eccetera. Questa qua si è svegliata e fa: sì sì, io sono con te eccetera. Il giorno dopo io sul banco mi trovo un sacchetto dell'Esselunga pieno di libri, tipo il manifesto del Partito Comunista, tipo saggi su Marx grossi così, tipo Caro PCI di scrittori italiani degli anni 70, roba così, roba sugli anni di piombo eccetera, e una raccolta di poesie e una lettera di tipo 20 pagine scritta a mano in cui lei sostanzialmente diceva che lei era una amazzone che voleva bruciarsi il seno sinistro insieme a me, cioè cose deliranti di questo l'ha tipo. Dato per assodato te, cioè il tuo seno sinistro non lo so praticamente da qui poi in fondo il suo numero di cellulare che ho scritto di chiamarla, io non l'ho mai chiamata, lei comunque ha reperito il mio numero. È iniziato a chiamarmi tipo 15 volte al giorno finché non rispondevo, e questo per tipo un po' di mesi. Poi io mi sono spaventato perché questa poi iniziava a interrogarmi tutte le settimane e a darmi tipo dei voti altissimi, e io a un certo punto i miei compagni mi dicono: ma che cosa sta succedendo, cosa stai facendo? E io insomma salta fuori un po' sta storia e loro si incazzano, alcuni si incazzano e mi prendo male. Fa sta di fatto che cerco di allontanare. Si incazzano con te o con lei? Quelle sistema, con il capitalismo, cioè ti si incazza, storia, ognuno, 27 persone, ognuno ha la sua opinione. Io comunque ritengo a un certo punto, per varie vie, arrivo alla conclusione che la cosa migliore è cercare di allontanarmi un attimino da questa professoressa, e quindi il mio modo era tipo andare in fondo alla classe durante le lezioni, farmi i drummini, fare altro. E allora lei lì ha iniziato per ripicca a interrogarmi di nuovo tutte le settimane, però mi dava i 3, i 4. Quindi media del 6 comunque, perché con quelli pesi prima giustamente. Però arrivano i colloqui e c'era ancora sta cosa che mia mamma doveva andare a parlare con la professoressa. Allora vede, insomma, prima dei colloqui mia mamma voleva vedere il registro elettronico, lei non mi chiedeva i voti, mi chiedeva prima dei colloqui, e quindi vedeva sti carrellate 10 10 10 4 4 4, mi fa: cosa è successo? Cosa è successo? Allora ho dovuto raccontare la storia, mia mamma si prende male perché, cioè, se gli ho detto: mamma ti prego vai lì, ti dirà che sono uno stronzo, non fare il cinema. Cioè, mia mamma è andata lì, ha fatto il cinema, e la professoressa ha iniziato, cioè mi ha chiamato al telefono, fa: la puttana di tua madre deve farsi i cazzi suoi, robe così. E allora io ci litigo, però questa era interna alla maturità, quindi tra varie vicissitudini insomma mi trovo a farci pace per finta, nel senso, però lei mi racconta tutta drammatica il motivo per cui lei stava così, cioè che lei
seguendo una cosa di Heidegger che si chiama salto nel vuoto, è una roba metaforica, cioè concetto filosofico, progettualità della morte, salto nel vuoto. Lei fa: io una volta ho sperimentato il salto nel vuoto, intendeva che si è buttata dalle mura di Bergamo. E da Bergamo Alta. Sì, da Bergamo Alta a Bergamo Bassa. A Bergamo Bassa. Ed è rimasta, insomma, ed è rimasta paralizzata, eccetera, ha fatto tutte le sue cose. Qualche effetto l'ha fatto comunque questo salto nel vuoto. E mi fa: dovresti provare anche tu, cioè, sicuramente. E niente, tutta questa storia finisce con lei che alla maturità, dopo aver fatto sto dramma, avermi raccontato questa cosa qua, mi guarda intensamente negli occhi all'orale, mi fa: parlami del salto nel vuoto. Io poi non l'ho più sentito. Sembra un Black Mirror quasi, proprio col finale a sorpresa. Wow. Quindi io là dove terminerei proprio, se fosse però un sarebbe, film lo terminerei. Esatto, pensavo pure io, sarebbe un finale così, perfetto per un film. Come, titoli di coda. Come notte prima degli esami, quando gli dice... Ti chiedo Pascoli, Carducci, sì, non mi ricordo, sì, sì. E lui gli chiede qualcos'altro, lui ha studiato tutto tranne... E l'hai più d'incontrata, sai che fine ha fatto? Anche... No, so che l'anno dopo insegnava ancora in quella scuola, e so che non ci sono stati studenti suicidi in quella scuola. Io infatti la prima cosa l'avrei spostata a Bergamo Bassa, cioè, perché almeno così evitiamo qualche casino, no? No, a parte tutto, lei comunque ministro dell'istruzione, sta previsto. Se volete. No, mi ha scritto qualche volta, ma io non ho più risposto perché non avevo più niente. Cioè, nel senso, io dovevo stare attento perché lei aveva potere di bocciarmi, di non ammettermi gli esami. Quindi io sono dovuto stare un po' attento a questa cosa qua. Però no, mi ha scritto qualche volta al primo anno di università, però poi non l'ho più sentita davvero. E quindi niente, la mia classe era tutto un po' così. Quindi io avevo questa storia qui durante tutto l'anno, faceva sì che tutti gli altri docenti che lo sapevano mi trattassero come un povero scemo. Quindi io potevo fare quello che volevo a scuola, cioè io ero uno che aveva il potere di dire: vado a bere il caffè, e andavo a bere il caffè. Per questo, quindi io al liceo, a parte questa cosa qui, che tra l'altro ho elaborato dopo sul mentre, mi divertiva pure come roba, e quindi l'ho vissuta molto bene il liceo, è stato super tranquillo. E niente, poi all'università invece ho iniziato a stare un pochino più cercare di fare il serio, ho iniziato a fare il giornalista, a fare un po' di cose, quindi per un po' mi sono allontanato da quel modo. E poi un certo mi mancava. Ma allontanato nel senso che hai sviluppato altri interessi paralleli, oppure proprio hai lasciato da parte? Sì, ho smesso di suonare, ho smesso di fare cose per un paio d'anni e facevo, insomma, studiavo e lavoravo in un giornale, e lavoro ancora in un giornale, però lo facevo molto di più, ci stavo molto più attento e pensavo di voler fare il giornalista. Ok, poi cosa ha fatto di accendere la scintilla? E niente, mi sono rimesso a suonare una volta, okay. E niente, mi è tornato un po' tutto. E riesci a conciliare comunque le due cose, il giornalismo e... Ma sì, nel senso, comunque il lavoro, però non mi piace, cioè il giornalismo è una roba che mi pesa poco, però non mi piace. Ok, cioè non ti stimola magari, non dà quel pizzico di creatività? Cioè non è una cosa che mi interessa per davvero. Che storia incredibile. Ma però, scusami, iniziare la prima puntata così con questo... Wow. Che tipo di giornalismo facevi? Allora, ho fatto per un po' cronista, cioè proprio locale, sempre okay, giornale locale. Si può dire per chi o... Sì, si chiamava Bergamo Posta, adesso si chiama Prima Bergamo, molto... C'è stato un cambio editoriale. Chissà perché, è stato dovuto a cosa questo cambio editoriale col Prima all'inizio? Però quando ci sono entrato io si chiamava Bergamo Post in onore del Washington Post. No, non è vero, in onore del Post, che era il giornale preferito del mio direttore. Ok. Il mio direttore, che è rimasto lo stesso, il cambio di linea è arrivato da più in alto del direttore, è arrivato al gruppo editoriale. Wow. Anche, vabbè. È stata un'imposizione dall'alto. E comunque facevo cronista, cioè facevo, diciamo, cose da giornalismo locale, quindi non so, c'era un incidente piuttosto che moriva qualcuno, piuttosto che... Non so, c'era una bega comunale, queste cose qua. E quindi tu dovevi fiondarti nel luogo in cui succedeva quella cosa, sì, lì? Sì, questo era il lavoro. Poi a un certo punto ho iniziato a fare più robe sul tempo libero, quindi eventi, che era molto più tranquillo. Poi un giorno mancava la corrispondente di Orio Center,
che è un centro commerciale. Ok, lo conosci, sì, è un centro commerciale di vicino a Bergamo, che ha una pagina dedicata sul... Che è quello vicino all'aeroporto. Sì, sì, quello lì. Ha una pagina dedicata sul giornale per cui scrivo, e mancava la corrispondente, l'hanno fatto fare a me, e alla fine sono rimasto a fare quello per tutto il resto del tempo. E si parla di cronista, tutto l'ho fatto in un anno e mezzo, e adesso da quasi cinque faccio scrivo Diario Center più o meno liberamente. Adesso dico una cosa che mi guardate tutti strano, ma ti è mai capitato di intervistare i tifosi di calcio? No, te lo dico perché mia cugina fa lo stesso lavoro e una volta se ne esce dicendo: ah, non so dove mi hanno mandato al bar dei tifosi del Teramo Calcio, del Teramo è la mia città, e non puoi capire che cosa, cioè come ho fatto a confezionare un servizio, perché effettivamente è un'impresa, te lo devo dire, conoscendo l'ambiente. Perché? Diciamo che avere un responso da parte dei tifosi, da poi dover strutturare come un articolo di giornale, come un'intervista, lei in quel caso era video perché usciva in televisione, devi fare un po' di tagli, magari devi trovare la persona giusta, un sacco di tagli, devi trovare la persona giusta, e quello è il fatto più complicato. Allora vi dico, la squadra di riferimento di Bergamo è l'Atalanta, sì. Che da quando io scrivo sul giornale, non so se lo sapete, ma è diventata una super squadra. Infatti sono collegati. Che è finita in Europa League. Sì, anche in Champions. Stai indietro, ragazzo. Io non, scusate, io non so un cazzo, ma l'unica cosa che so sull'Atalanta... No, che scopri che esiste l'Albino Lef. No, scusami. Ma io non so niente di calcio. Altro stadio nuovo. Ma so che un mio amico, un mio carissimo amico, che è uno che non imbrocca una previsione neanche a morire, una volta era al bar e ha detto: se quest'anno, non lo so, l'Atalanta arriva in Europa League, corro nudo in paese. E quell'anno è arrivata, no, non l'ha fatto. E sono, credo, 4-5 amico di Johnny. Amico di Johnny. 4-5 anni? Cos'è? 4-5 anni? Perché sì, è da un po'. Ma no, l'Atalanta a momenti andava in semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Quelli lì. E niente, però, e quindi si sono istituzionalizzati un po' anche i tifosi. Tu dici, più... quel palcoscenico europeo hanno dovuto un po'. Sì, c'è lo stadio nuovo. Che sta succedendo? Io alla lettera. Cioè, ok. Penso che è la stessa cosa del televisione, no, quando fanno il gobbo. Potete andare avanti. Okay. Io non ho letto, però mi fido di Johnny. Che sta okay. Ma tutte e due? Quindi siamo solo audio in questo momento? No, non siamo solo audio, però era per dirvelo, ma insomma fare i professionisti, cercare un motivo di chiusura. Scusate, per tagliarlo. Sono un coglione. Io sì, ma io non... stavamo parlando di... Quindi appunto, vabbè, col tempo imparerò comunque a gestire anche questo. No, così. Vabbè, io comunque a questo punto direi cosa c'era scritto, perché sennò non si capisce niente. Okay, lo vuoi dire? Dalla regia ci hanno scritto: fermiamoci un attimo che le telecamere sono scariche. Ok. Stiamo parlando dell'Atalanta, giustamente ci hanno censurati. Hanno voluto censurare l'Atalanta, stavo dicendo. Sì, c'è stata una censura dell'Atalanta, cosa che succede molto spesso a livello mediatico nazionale, come contestano molti dei tifosi di Bergamo. No, qui non mi ricordo neanche perché stessimo parlando della Perché mia cugina aveva intervistato. Ah, certo. No, non ho mai fatto interviste a tifosi di calcio. Non ho seguito molto il calcio, qualcosina, ma niente di che. E, a livello giornalistico. E quindi no, non ho mai fatto questa cosa. Ho fatto. Però ho intervistato degli occupanti di una cascina. Quello è stato il servizio più difficile? Oppure l'articolo comunque degli fatto... Degli occupanti di una cascina? Sì, okay. Sì. Però no, più difficile. Ma in che termini? Difficile nel senso che a trovare qualcosa da dire, magari, oppure per la situazione in cui ti sei trovato. Beh, hai detto... hai fatto una fatica assurda in quel senso. Ma allora, io tutte le settimane devo scrivere degli articoli su Ario Center e... Non sempre succede qualcosa, okay. Quindi il grosso delle cose sono tipo i 10 outfit più belli che, cioè, o i, facciamo un giro da Victoria's Secret e vediamo, cioè, comunque sono 4 anni così. Il giornalismo gonzo di Vice. Esatto, e sono quasi 5 anni che lo faccio, quindi adesso confesso, ho iniziato a riciclare cose che ho fatto 5 anni fa. 10 okay. Outfit perfetti per accompagnare tuo figlio sedicenne in aeroporto. Sì, anche perché comunque queste cose, cioè, per le casalinghe bergamasche. Nella moda c'è questo fatto di riprendere, quindi ogni tanto funziona anche. È vintage. È il vintage. Però il fascino del vintage. Esatto. Comunque non
non ho mai avuto problemi a allungare le cose, okay, allungare il brodo, come si dice. Quindi se non c'è niente da dire non si dice niente, ma se dice non si dice niente in maniera aggraziata, maniera di dire qualcosa, però. Esatto, che è esattamente quello che abbiamo imparato noi in anni di radio. Sì, da noi quando andiamo a fare, lo dico proprio senza paura di dire questa cosa, quando andiamo a fare gli eventi in esterna molto spesso noi parliamo per ore del niente. Ma il niente è niente interessante. Ma comunque c'è qualcuno che ha vinto, qualcuno che ha vinto le elezioni. nella sezione, no, frecciatina. Negli ultimi 30 chiudiamo anni. Dopo la prima. Negli ultimi 30 anni qualcuno ha vinto qualcuno indefinito. Qualcuno. Okay. Qualcuno addirittura non le ha vinte. Le ha vinte non vincendo. C'è qualcuno che dice qualcosa, questo. Esatto. Vabbè. Cosa voti? Cosa voto? Non penso che si possa dire, però voto. Questo lo posso dire. Cosa non voti? Non so se si. Non penso che possiamo. Non lo so. No, non credo che si possa dire. No, non credo. Radio. Ah, non si può dire. Okay. Si può dire? No. Non si può dire. No. Cosa? Okay. Neanche. No. Cosa non voto? Nemmeno. Puoi dire se voti. Questo sì. Ah, voti. Sì. Sei come stai vivendo? Sei contento che si va a votare? Questa puntata uscirà. No, stavo pensando che questa puntata uscirà, che noi avremo già votato. In realtà, tu dici? Perché sì. Allora sì. Scrivi su un foglio, okay, chi pensi che vinca le elezioni. Okay. Poi no, scherzo, è abbastanza chiaro. No, scusami, la domanda qual era? No, non lo so, la domanda è. Ha chiesto se parlava di sei contento. Se sono contento. Allora, prima ero molto convinto di votare un certo partito. Proprio serenamente, e poi dopo ha fatto delle uscite veramente, cioè, molto imbarazzanti su un tema che per me è molto importante, e quindi ho deciso di votarne un altro. Ok. No, io ho le idee un po' chiare, anche se non sono molto contento di votare per la situazione che si è creata e per il voto che molto probabilmente farò. Ok, ma cioè, stai parlando delle elezioni del Politecnico di Milano? Tutte e due. Okay. Adesso si crea tipo. O del presidente. Avete presente Fabi Fibra quando è andato da Cattelan? Che a un certo punto si è creato il video dove mettevano le foto. È lo stesso con i simboli dei partiti. Quando diciamo, quando parliamo noi. Noi abbiamo un giochino. A proposito, che è bravissimo. Bravissimo. Esatto. Allora, e cade anche il pennello. Allora, dunque, esatto. Buongiorno con i suoi grandissimi mezzi tecnologici. Allora, io adesso ti farò vedere una serie di foto di personaggi del mondo politico, dello spettacolo, dell'economia, del personaggi noti. Non c'è la tua professoressa, questo non possiamo dire. Anche. Esatto. O forse sì. E non è le foto di nessuno dei presenti in sala. E tu, senza far capire chi è, devi dirci cosa ne pensi. Cosa ne pensi? E magari una chiusura finale con un nome, aggettivo, qualcosa che chiude esatto. Tutto il tuo pensiero. Come non diciamo che l'ho preso da qualche altra parte. Riassumerlo in una parola. Lui è un tato. Mi fa tenerezza. Tato? Non avevo capito subito. No, okay. Ti fa tenerezza? Sì, okay. Mi fa tenerezza. Ci provo da un sacco di tempo. E con buoni o cattivi risultati? Insignificanti. Ok, sì. Ma però, tu pensi che il suo sforzo sia valido oppure sia uno sforzo? Ma io non ho capito nulla. Quale sia il suo sforzo in realtà. Ma almeno di si preciso. Sforza. Ok. Si sforza, però sempre in direzioni diverse, in maniera incomprensibile e facendo delle cose molto lunatiche. Ok, quindi okay. Cioè, ci prova in qualche modo, però. Si arrabatta. Sì, sì. Si arrabatta. Ok, un aggettivo. Lunatico. Okay. Ok. Abbiamo il secondo o la seconda. Ok. Il secondo personaggio è questo. È un idiota. Lui ha fatto ma una secondo cosa... me io faccio quel però aspetta. lui mi ha fatto innamorare del punk quando ero bambino. Ma perché? Non l'azzeccherete mai. Non c'entra una vita. No. Aspetta, adesso voglio sapere il perché. Per come lui aveva trattato un gruppo punk. Però se dici adesso il gruppo lo si capisce. No, okay. In un noto evento. Ok, sì. Della... Ho capito. Okay. Quindi ci prese insulti. Si prese. Sì, io però ero tra quelli che vedendo quella cosa disse: chi sono sti fighi che voglio stare dalla loro parte.
Wow, ok. Quindi bellissimo. Lui è italiano. È l'italiano. Ok. E l'ultimo è questo. Urco. No, lui è il mio artista italiano preferito. Ah, cazzo. Ok. Sì, no, di quelli da un certo periodo in poi, però sì. Lui, ho grandissima stima di lui. E, purtroppo è negli ultimi, secondo me l'Italia lo ha trattato male. Ok. Lui ha contribuito a farsi trattare male, sì. Lui ha contribuito a farsi trattare male. E un giorno l'ho incontrato a Crocetta, più o meno. Non avevo niente da fare quella mattina, okay. E l'ho seguito per un'ora. E cosa è andato a fare? Girava in tondo tra Crocetta e Missori cercando di fermare un taxi. E poi ha preso il taxi. Comunque l'aggettivo è colto e geniale. Ok. Secondo me è Gigi D'Alessio. Non voglio sapere se lo è, no, o se non cosa, lo è. Però secondo me è Gigi D'Alessio. Volevo fare questa cosa. Provate a dire almeno un nome di questi. Noi non vi diciamo naturalmente se è vero o falso, cioè, se era, allora, se era presente. Allora, il Tato che è lunatico. Poi c'è il... tipo la scelta delle principesse poi di Zack. l'uomo che ha fatto innamorare Matteo... del punk? Forse Danzica. Del punk, che è italiano. Che l'italiano, non è un italiano. E poi c'è l'ultimo che è geniale. Un artista incredibile. È colto. Ivo... Per me l'artista geniale colto è Morgan. Ok. Ok. Vai, qualcuno che vuoi. Giulio. Non so perché, ma quando parlava di quello lunatico mi sembrava un po' la descrizione di Sgarbi. Ok. E questo rimarrà un mistero. Manu che si sta sbragando dal ridere. Prova. Ma io avrei detto Morgan più sul primo che sull'ultimo. Sul quello lunatico. Lunatico. Sì. Che ha un Tato che ci prova che è lunatico. Ok. Beh. Questa indagine di mercato è finita. interessante. Sì. Sono. Non si può dire se sono stati indovinati? Beh, se lo vuoi dire che se uno di questi è stato indovinato. Uno di questi è stato indovinato. Complimenti alla nostra redazione. Complimenti alla redazione che è attenta e soprattutto perspicace. Ai dettagli, esatto. E quindi questo era il giochino. Ne avete degli altri? A me piacciono i giochini. Ne abbiamo degli altri. Allora, intanto grazie mille Giada, grazie mille Arianna che ci forniscono sempre dei giochini molto interessanti. Noi ne abbiamo uno senza dubbio. Vogliamo fare dunque l'ultimo? Lo scambio. Sì, anche perché essendo giornalista. Ah, esatto. È pienamente. È vero. Scambio. Voi siete gli intervistati e l'ospite è il conduttore. Chi sono gli intervistati? Noi. Chi vuoi? Ah, voi, tutti. Anche la platea. Se vuoi, ma... ci scambiamo anche fisicamente di posto. Anche perché c'è una cosa che prima abbiamo fatto notare, adesso l'abbiamo detto. Quel cuscino su cui sei poggiato ha un personaggio segreto che volevamo svelare durante la puntata. Tu dirai com'è un personaggio segreto. È un personaggio. No, è anche una metamorfosi di questo personaggio. Se lo prendi, capisci quello che sto dicendo in questo momento. Che se adesso se lo tu gratti, provi. Esatto. Puoi farlo a favore di camera questo? Forse sì. Dall'altra parte. Okay. Te lo tengo io se vuoi. Ah, no, è giusto. Io non... Ok. No, Ok. Ecco. Quindi chi ha detto come chi ha mandato un messaggio al 47203 dicendo Jim Carrey ha vinto. No, non sì, è Jim Carrey, scusa. No. Nicolas Cage, scusate. è Nicolas Cage, scusate. Il cuscino del Paul. È il cuscino del Paul. Ok, niente, vabbè. Questo. Ok, quindi devo fare delle domande. Sì. Ok. Ma c'è qualche tema. Quello che ti pare. Quello che vuoi. Ma quanto morde la censura in questa radio? Beh, niente bestemmie. Conta che lui è presidente, se succede qualcosa va lui, però io no, quindi quanto ti pare? Oh, tu sei quello subito dopo, okay. Stai attento. Ma io al massimo faccio da testimone al processo, però non mi costituisco come parte civile. Allora vorrei sapere da te qual è stato il tuo colpo di tosse più imbarazzante che ti ricordi. Bellissima. Il colpo di tosse più imbarazzante. Sì. Bellissima. Che può essere il colpo di tosse, può essere la causa o la conseguenza dell'imbarazzo. Allora, la conseguenza dell'imbarazzo.
Puoi fare una domanda lui? Ah, ci stavo pensando, sì, perché non pensaci. È che... Ok. E allora te chiedo. Va bene. Io ti mando adesso. Ecco. No, scusami, ce l'ho. Ce l'hai? Finali di Polimi Sport del 2019 o 20. Io avevo il compito. Spieghiamo cos'è Polimi Sport. Scusami, perché sì. C'è. Polimi Sport è un organo del Politecnico di Milano. Partita la voce istituzionale. Cioè. Polimi Sport è un organo del Politecnico di Milano che si occupa di organizzare attività sportive, eventi, e ci invita sempre alle finals, che sono gli eventi finali. Delle premiazioni di quelli che hanno vinto la Polimi Run, che hanno vinto varie gare sportive, dai. E io ero la voce che doveva annunciare il vincitore di non mi ricordo cosa. E com'è che funzionava la regia? C'era un drum roll, no? Così, e poi si sentiva il vincitore è Steve Iachini, un casino della Madonna, tutte le musiche. Grazie. Cos'è che succede? Non mi ricordo che anno fosse, forse era il 2019, vabbè, era forse aveva un ruolo istituzionale qua dentro, non mi ricordo. Fatto sta che a me viene da tossire mentre c'è il drum roll, mi sente così, io faccio così a favore di microfono, non si sente niente, solo che subito dopo parte la musica, quindi si sente e allora io cerco di prendere il microfono quando era già partito il delirio, avevano sparato i coriandoli, così ho detto il nome ad alta voce e però è stato veramente ma perché poi tempo. Tutta questa suspense per il vincitore, siamo gare sportive, cioè si vedeva che aveva vinto, sì, però cioè, serviva, però serviva l'annuncio, sì. ok invece a te però chiedo, però veramente una bella domanda, infatti a te chiedo il film per cui hai pianto, di cui ti vergogni di più. Oddio, forse sicuramente mi ha lasciato, non so se ho pianto, però sicuramente non mi ha lasciato normale. Era un film che si chiama tipo Il Dottor Morte, si chiama una roba del genere, parlava, e questo poi mi vergogno, ma nemmeno più di tanto, parlava di un dottore che è andato in pensione in America ed è stato il primo personaggio comunque a praticare eutanasia contro la legge. È una persona che è stata processata. Sì, è strano. Ma io pianto il per prima si è fatto incredibilmente sì. Però mi ha lasciato sconvolto comunque la dedizione che metteva nei suoi casi. Sapeva di fare una cosa fuori legge, sapeva di fare una cosa che comunque poteva far soffrire qualcuno, non nel caso il paziente a cui veniva praticata l'eutanasia, però comunque alla famiglia sicuramente non. Ma perché ti vergogni di questo? No, qua? Non è che mi vergogno, però perché era un film perché è contro l'eutanasia, no, lui. No. È un film che non è molto sul lato emotivo, quanto più sul lato proprio legislativo di questo uomo. Cioè non trattava tanto, non è che faceva vedere questa le persone che non riuscivano a muoversi dal letto, robe varie. Faceva vedere lui che andava con questo furgone, caricava le persone semplicemente, poi i giornali e come venivano trattate. Proprio la sua figura mi ha colpito. Ok, qualcuno di voi ha Alexa? Ok, tu hai Alexa. La domanda più frequente che fai ad Alexa... No, non ci faccio grande conversa, gli dico solo di fare cose, no. Vabbè, ma... Ma scusa, cosa serve allora? Cioè... Ma accende la luce, mi mette la musica, ma accende la stufa. Io non la mia non fa niente, quindi ci parlo. Pensavo... Tra l'altro mi ricordo una chiedi volta... Chiedi le barzellette. Sì, io chiedo a Google chiedo le barzellette. Ok, no, Alexa fa i versi degli animali. Cioè, tu le chiedi, fammi il verso del muflone, lei fa il verso del muflone. E io ci passo un sacco ed di tempo. Brava, così. Oppure no, sono versi veri, cioè registrati. Okay, lei li riproduce. Okay. Però racconta anche: cioè, se le chiedi di cantare le canzoni, ti canta tipo giro giro tondo. Però lo canta lei. Non so se è Alexa o quella di Samsung. Cioè, come si chiama? Ha un nome diverso, forse. Non lo so. Però, comunque, una volta stavo da un mio amico e non so perché. L'aveva messa in bagno. Per ascoltare la musica mentre stava facendo la doccia. Mentre comunque stavo in bagno per urinare. A un certo punto dico: Alexa, Forza Roma. E parte a palla l'inno della Roma. Cioè tipo grazie. Ma non cantato da Venditti, cantato da Alexa con la voce robotica. Quindi ritorno in sala e mi dicono: ma scusa, che cosa hai fatto? E io ho detto Forza Roma. Ma sei romanista? No. Lo sai che tifo? Fiorentina. Molto strano. Sì, lo dico, fanno tutti così, però è strano. Tu? Johnny ti fa lo sport. Simpatizzo Bologna. Bologna. Sei di Bologna? No. Però sono emiliano. Sei di dove sei? Provincia perché di Piacenza. Bologna è in Emilia. Sì. Ok. Pensavo. Cosa ne pensi, Johnny, dell'esonero di Mihajlovic? Chi? Ok. Abbiamo la risposta a posto.
Va bene, va bene. Ho finito. Tra l'altro, scusate, no, io ho una domanda a lui che mi dovevo fare prima, me la sono scordata. A proposito di squadre di calcio, prima parlavamo d'Atalanta, no? E io, mi è venuta in mente una cosa. Non so come a Milano una parte della gente tifa Inter, una parte della gente tifa Milan, gruppi più o meno, insomma, riconducibili a cose diverse. Stessa cosa a Torino, si dice che quelli di Torino tifano Torino e quelli che vengono da fuori tifano Juve. La mia domanda è... L'ha detto con un male dentro. No, mi sta venendo da tossire. La mia domanda è, a Bergamo c'è una distinzione tra quelli di Bergamo alto e Bergamo bassa a livello di supporto sportivo? No. Benvenuti in questo nuovo episodio di quelli che calcio. Tra l'altro è morto Cesare Pompiglio l'altra settimana. Ecco, quello che volevamo dedicare la puntata a lui. Volevamo dedicare la puntata a un grandissimo tifoso della Juve. Noi non tifiamo Juve, però riconosciamo la grandezza. Noi apprezziamo i grandi uomini. Soprattutto, non so se le sapete, le 5 domande di Pompiglio. Non so se avete visto il video, recuperate. No? Ok. No, non c'è distinzione, a parte che io non tifo l'Atalanta, io tifo l'Inter, ma non c'è distinzione tra Bergamo alta e Bergamo bassa, semplicemente c'è una faida con Brescia che... Ah, vabbè, quello. Però non c'è paragone, ormai c'è il Brescia sta in Serie B da una vita e l'Atalanta in Champions League, quindi penso che si sia risolta la cosa in maniera inequivocabile. Va anche oltre il lato sportivo? Da parte dei bergamaschi sicura, anche da parte tua oppure... No, io sono metà e metà in realtà, mio papà è di Brescia, mia mamma è di Bergamo, io preferisco la mamma, quindi sono cresciuto a Bergamo e quindi... Preferisco Bergamo di base, ma io non l'ho mai vista. C'è una cosa, in realtà è una cosa molto calcistica di fatto. Poi si vede che prima magari c'era qualcos'altro. Comunque città vicine. Vabbè, del campanilismo. Sì, solita Italia. Roba. Io non l'ho mai vista fuori dal... Anche adesso sono capitali della cultura insieme nel 2023, sì. Hanno presentato candidature a mettere capitali della cultura Sodoma e Gomorra. Esatto. Dentro un cazzo, non dovevano odiarsi. Quindi sì, fanno capitali della cultura insieme nel 2023 e quindi ci tocca anche fare sta roba di essere amici. Di farsi vedere carini e coccolosi. Esatto, però sì. Comunque no, non c'è una distinzione tra Bergamo alta e Bergamo bassa. Domanda secca. A te piace Bergamo? No. Ok, no, a me, io vedendo da fuori, essendo andato solo da turista, è carina. Secondo me è molto sottovalutata come città. Allora, oddio, turista è pure. Da turista parlo. Sì, da turista è carina. Turista. Cioè, è una solita città. A me fa molto ridere perché di solito sono tutti gelosissimi del posto in cui vivono. In cui sono nati. No, non è detto. No, mi sembra molto sottovalutata. No, la cosa è, cioè, da turista è carina. Comunque, 20 anni l'ho fatti, 22 a Bergamo. Cioè, basta. Potresti cambiare. Sono cose, un posto in cui esci di casa e tutti sanno cosa hai fatto perché ti conoscono. Quanti abitanti tutti. Ha Bergamo comunque? Bergamo città sono 120.000. La provincia è la più grande della Lombardia. Sì. Ed è gigante, ci sono un sacco di. È carina, cioè, è un posto carino, non c'è molto da fare. A me sta molto stretta e non quando conosco qualcuno di Milano lo porto volentieri a Bergamo a vedere, okay. Però un pomeriggio. Posso chiedere perché sta stretta? C'è qualche... È molto anziana come città, nel senso che la maggior parte delle persone sono vecchi, cioè vecchi nel senso non giovani, e decidono loro, cioè hanno molta più voce in capitolo di tutti, cioè poi per esempio a livello di, a parte che da quando me ne sono andato io in realtà a livello di serate, concerti, movide eccetera sta spaccando, cioè tipo hanno riqualificato una piazza vicino alla stazione che quando ero piccolo io ci si andava a comprare la droga, adesso si va a vedere Venerus, quindi adesso è cresciuta molto in realtà. 2-1 2-1 però è piccola, cioè è piccola e stretta a livello proprio psicologico, non so come dire. Poi io volevo andarmene perché di sì. Però non so, tanti piace comunque, tanti miei amici di Bergamo non se ne andrebbero, non se ne sono mai andati. A me c'è chi rimane affezionato comunque. Io ti faccio una domanda invece, l'ultima che ti voglio fare io, che è su un collettivo artistico originario di Bergamo, qual è la tua opinione al riguardo, che è la Fanta House.
magari neanche la conosce? Sì. Ok. Cioè non io so sono persone. Allora Bergamo comunque lui tutti... è fan numero uno. Io della fan... lui fan della Fantahouse. Allora ci si conosce a Bergamo, cioè loro sanno chi sono, io so chi sono loro, non siamo amici, non so se loro sappiano chi sono io, però è gente che si vedeva in giro per le scuole quando eravamo più piccoli. Non ne penso niente in realtà, cioè sono si stanno divertendo e fanno divertire le persone, quindi non fanno niente di male. Cioè nel senso non e fanno anche delle cose carine. Su TikTok li seguivo, mi divertivo molto a seguirli. I pezzi loro, sincero, non li ho sentiti, ho sentito solo quello che vedevo su Instagram. Siamo ragazzo e l'altra Flexo la panza, eccetera. Ne ha fatti due, quindi. Due in realtà. Non penso che facciano musica penso sia una roba molto divertente, molto ironica. E il pezzo, tra l'altro, se non ricordo male, il pezzo quello Siamo Ragazzo era un pezzaccio hyper pop abbastanza carino. Tra l'altro a scrivere con loro c'è un mio amico che si chiama Giovo Dust, che compare nei riconoscimenti, non è molto, cioè non fa parte di Fantahouse. Lui era un capo assoluto, nel senso che gestiva le jam session di tutta Bergamo. In questo posto si chiamava Piazza Dante, lui è uno di quelli che gestiva appunto i raduni dei rapper di Bergamo in Piazza Dante e faceva il maestro dei freestyle, sì, delle sì. Battle, non mi veniva il termine. Sono persone a posto tutti loro e fanno cose carine. Non è il mio genere. Posso dire, voi non vi vedete, ma vedendovi da qua, sembra che siete voi due conduttori e poi l'ospite e l'altro ospite che è il cuscino di Nicolas Cage, perché ha la bocca aperta e anche il microfono davanti, quindi è contento, sì, cioè, sì. Per adesso se la sta vivendo bene, almeno dall'espressione, o no? Nicolas Cage? C'è il microfono davanti. Ma io effettivamente non sì. È perfetto, esatto. Però... il primo ospite internazionale. Ma non parla, come rimane sempre uguale, come nei film. Ci siamo scordati il traduttore, poi lo doppiamo noi in... Io non so nulla di Nicolas Cage comunque. Io so solo che ha fatto un sacco di film apocalittici. Ho fatto un sacco dove c'era gente sapeva dei numeri. Nicolas Cage, cioè, per me è rispettabile per i film quelli che faceva storici super finti sui che Templari. Ha fatto Ghost Rider, una cosa del genere. No, faceva quello le pergamene perdute, quelle lì che erano film orrendi, però erano divertentissimi da vedere. Sì, però un po' come i libri di Dan Brown. Era sempre quello che salvava il mondo, ma non lui, per qualcun altro che conosceva lui salvava il mondo e lui l'aiutava. No, in quelli delle pergamene era lui che era salvava lui? Il mantico. Non c'era sì. Quello dove c'era la bambina che sapeva leggere dei numeri dal futuro, prevedeva le cose. Sì, quello è un altro. Sì. Sono i film alla Nicolas Cage. Quindi esiste una categoria. Sì, alla fine un po'. Si è accollato un po' quell'etichetta di quella persona che fa quel tipo di film apocalittici, distopici. Non è anche tanto distopici alla fine. Boh, io guardo pochissimo il cinema. Io credo che se vuoi informarti su Nicolas Cage, su tutto quello che poi internet gli ha pioppato, penso che ci metti una giornata, secondo me. Sì, perché vabbè, Nicolas Cage su internet è... Lui è uno dei primi meme, tra l'altro, se non ricordo male, era sì, quello... Sì, ma anche... il meme You Don't Say Don't era quello... Tutta la esatto, parte. È vero. Sì, quell'epoca. È vero. È vero. Allora, l'origine quello... dei meme. Sì, insieme a Yao Ming e altre persone, esatto, di cui non si sa che fine abbiamo fatto adesso. Obama. C'era Obama. È vero. Quindi rispetto per Nicolas Cage. Ma sì. Facciamo una domanda per tu che sei un uomo di cultura sui meme degli anni fine anni fine Rage primo Comics. Decennio del 2000. Esatto. Come si chiama? Meme preferito di quel periodo? Ma allora, tra le varie troll face, the motivational, non sentivo la parola Rage Comics da... Ma io non mi ricordo come si chiamasse questo qui, però era quello tutto teso con le vene, che doveva significare qualcosa del tipo quando non stai per esplodere, cioè a me io lo interpretavo in maniera molto sessuale. C'era tizio, il ragazzo, cioè non era un disegno, no, era un disegno con le vene, tutto sì, così. Era il io pensavo il ragazzo con che poi lo dice studente, stato, ok, sì, che sta. Se no, quando stai per scorreggiare, esatto, che anche poi è stato se no, cioè, la saga del Megusta,
che è iniziato. Poi c'era Me Gusta, Me Frusta, cioè c'erano tutte queste giochi di parole, le versioni di Me Gusta. È quello? Quello lì. Non so come si chiama, credo Fuck. Era arrabbiato, forse basta. Era arrabbiato. Quello era il Ai tempi esprimevano emozioni. Ai tempi tu le emozioni le esprimevi con i meme. Ma allora io se beh, tuttora più o meno. Ci ho fatto una tesi di laurea su questa cosa. Sì, però purtroppo sono le 16:43. Quindi Nulla, non posso farvi un'altra volta. Beh. Allora, anche se mi piacerebbe esporre una tesi di laurea, dato che mi sono laureato col COVID e mi è arrivata una mail di congratulazioni, non l'ho mai fatto. Nessuno mi ha mai chiesto la mia tesi di laurea, però c'era anche una piccola parte sui meme, sull'espressività, insomma. E quindi mi sembrava anche una cosa molto una grande intuizione ai tempi, in realtà poi ho scoperto che è una cosa molto basilare, esistono degli studi su questa cosa e quindi niente, come sempre, vabbè, non sono niente di speciale. No. Sì, quindi sì. Laurea con in ciabatte. No, laurea non, no, mail. Congratulazioni. Mail sì, neanche sì. Congratulazioni e voto Zoom. Di laurea. Anche alla Bicocca è successa questa cosa. No, io almeno la chiamata Zoom ce l'ho avuta. Poi la laurea fisica vera e propria mi è arrivata qualcosa come 5-6 mesi dopo. La pergamena? Sì. Senza avvisarmi che era partito il corriere, anzi, mi hanno mandato la mail, è partito un corriere senza dire che il contenuto, e io dicendo. Però non ho comprato nulla, non so che e poi è arrivata, niente, adesso sta appesa in casa dove dormivo durante il COVID, perché prima dormivo con mio fratello, durante il COVID ci siamo disgiunti, sì, per evitare scannamenti e altro. Sì, io devo andare in bagno, sì, anche perché ci fanno dei segni, quindi va bene, ci fanno dei segni, sì, come Nicolas Cage, segnali quindi dal futuro. Beh, quindi noi stiamo per chiudere ufficialmente la primissima puntata di Il Salotto, il primo video podcast di Poliradio. Prima di chiudere volevo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa puntata, quindi volevo ringraziare intanto Poliradio, il Paul, Giada, Arianna, la nostra redazione, Rami, la nostra regia video, Ale Zito, Giulio Ruster Martena, la nostra regia audio. Il Paul, l'ho già detto. Luciano che ha montato il video, Manu per i social media, Ivo il nostro ospite per la sua grande amicizia, esatto, il nostro grande amico, e forse Danzica, Matteo, io sì, ci ringraziamo tantissimo, sconosciuto il nostro ospite, no, come si dice, no. Cioè, dobbiamo coniugare questo termine, blind date mi piace tantissimo, blind date, bello il nostro blind date, la blind guest, visto che attenzione. Stefano Stibi Iacchini. Grazie a tutti. Nicolas Cage non lo ringraziamo. Poi si offende. Grazie. grazie mille. E noi Nicolas ci sentiamo al prossimo. Anzi, ci vediamo. Ci vediamo e ci sentiamo al prossimo episodio di Salotto.